Salvini, a te Giuseppe, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, siamo da Manopello all'Interporto d'Abruzzo, al mio fianco c'è il direttore generale Mosè Renzi, grazie direttore per averci ospitato. Grazie a voi. Allora direttore, mi spiegava che l'Interporto, Covid o non Covid, non è ancora al massimo delle sue potenzialità. Ma diciamo che praticamente intanto l'Interporto non si è mai fermato e anche nel periodo di massima recrudescenza della pandemia ha assicurato gli approvvigionamenti per le produzioni e per i consumi essenziali. Negli ultimi anni registriamo un trend di crescita raddoppiamo mediamente i volumi di traffico terminalizzato da un punto di vista ferroviario. Quest'anno ovviamente avremo una piccola battuta d'arresto, quindi siamo cautamente positivi, anche se devo dire che questa fase, diciamo, di lockdown ha acceso i riflettori sull'importanza di una logistica efficiente, una logistica adattabile e ovviamente versatile, e noi ne abbiamo dato ampia dimostrazione. Viceversa, da un punto di vista degli spazi logistici e quindi dell'attività di locazione, abbiamo un livello di occupazione del 60%, quindi ancora più di 20.000 metri quadrati da locare, e speriamo che la nuova fase di post lockdown possa affermare dei nuovi paradigmi organizzativi che possono dare uno sviluppo anche a questo business. Ecco perché la ripartenza può essere anche un'occasione per il rilancio della logistica abruzzese. Assolutamente sì, e io direi soprattutto in chiave di sostenibilità ambientale e di intermodalità. Noi abbiamo dimostrato come il treno sia un sistema molto efficace perché permette alle merci, soprattutto negli scambi internazionali, di raggiungere la destinazione senza essere accompagnata, e questo ovviamente nel periodo di forte limitazione operativa è stato un plus a valore aggiunto percepito da tutto il tessuto produttivo. A proposito di logistica, nelle scorse ore il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, ha sottoscritto la ZES, la zona economica speciale per l'Abruzzo, che è appunto volta al sostegno della logistica e dei trasporti abruzzesi. Ha già ricevuto questa iniziativa anche il plauso del governatore Marsilio, però una ZES che forse rischia di rimanere una formalità? Allora, intanto praticamente secondo me è errato pensare che possa essere uno strumento di rilancio per la logistica. La logistica è una delle leve che permette ai sistemi produttivi di competere sui mercati su scala globale, quindi assolutamente è fondamentale. Però questa ZES, diciamo, speriamo non si fermi ad essere semplicemente un regime di agevolazione fiscale, ma possa dare effettivamente anche un contributo agli investimenti e quindi possa rafforzare l'attrattività del nostro sistema economico. Altra questione diciamo è di rilievo in questi giorni, quella che riguarda il Premier Conte, che durante l'ultima conferenza stampa da Palazzo Chigi è tornato a parlare dell'alta velocità tra Roma e Pescara, che poi sostanzialmente non è neanche una vera e propria alta velocità, ma piuttosto un ammodernamento della linea già esistente. Questo ammodernamento cosa porterà a cambiare per voi? Ma per noi innanzitutto ovviamente capiamo tutti molto facilmente quali saranno i benefici per la mobilità delle persone. Per quanto invece riguarda le merci, sappiamo già che i primi investimenti finanziati riguardano proprio il raddoppio della linea Pescara-Manopello, che è uno dei tratti di questa connessione trasversale, e per noi questo significherà poter elevare lo standard dei nostri convogli merci ad uno standard europeo, quindi poter fare dei treni che hanno una performance produttiva molto maggiore, perché il treno potrà essere lungo 680 metri, quindi un sistema massivo che può sprigionare delle economie di volume molto significative, a vantaggio praticamente ovviamente del nostro tessuto produttivo. Anche in vista dei traffici non solo sulla direttrice est-ovest ma nord-sud, perché mi spiegava che il volume più importante del traffico di merci arriva dal nord Europa. Assolutamente sì, noi abbiamo da sempre studiato le dinamiche dei flussi di scambi internazionali, sappiamo che tutto il territorio, non solo il territorio regionale ma anche quello dell'intera area meridionale, è prevalentemente concentrato sugli scambi con il vecchio continente e quindi
quindi con i paesi comunitari del Nord Europa o ex comunitari del Nord Europa, e su questo noi diciamo, ci battiamo fortemente con i nostri servizi a valore aggiunto.